Sicuramente la condizione fisica non è ottimale, ma non lo è neanche per il Pescara. Quindi Zoom, zoom. dobbiamo fare i complimenti al Pescara che ha, a mio avviso, meritato la vittoria. Zoom. E quindi noi, quello che a me dispiace e quello che non voglio più vedere è la non cattiveria. Ci sta a perdere perché la squadra avversaria è più brava, ci sta a perdere per un errore magari individuale, però la cattiveria, non ho visto la cattiveria della squadra, evidentemente hanno abituato anche bene i ragazzi, però la cattiveria oggi non c'è stata e questa è una cosa che mi dà fastidio. Preferisco perdere però lottando, la squadra ha lottato ma non è stata cattiva per come voglio io, perché poi, ho sempre detto questo ragazzi, se noi molliamo dal punto di vista dell'intensità, della cattiveria, lottare palla su palla, facciamo fatica non solo con Pescara, ma faremo fatica anche le prossime partite. Che mi dispiace, e poi dovevamo essere anche molto più lucidi. Capisci che è una giornata sotto, capisci che la più bravo questa partita, e devi stare lì, lottare. Ripeto, è la cattiveria con questa. La voglio vedere già venerdì. Roberto Di Maio di Roma. Sì, mister. Si è visto per certi versi la squadra d'inizio stagione, poco in effetti in partita e errori individuali, soprattutto sotto il piano della concentrazione, che poi sono costati caro sotto il profilo del risultato. Salvi qualcosa di questa prestazione in vista del Livorno? Dopo una partita salvo, che c'è da salvare? Non devo fare un dramma per una partita, una presentazione non fatta. Veniamo da 2 mesi di stop. Non abbiamo affrontato la miglioreremo meglio. Il primo tempo benino, il secondo male. L'unica cosa che mi dispiace è la non cattiveria che mi ha abituato questa squadra a vedere partita dopo partita. Ora bisogna fare ogni volta, ogni partita, sempre un dramma. Cioè, noi siamo abituati, ogni partita bisogna fare un dramma. E viene a pescare una squadra che lotta come te in questo momento, questa parte, sono stati più bravi di noi, punto. Bisogna adesso cancellare e ripartire. Non cambiava niente anche una vittoria. Questa squadra non può passare da brocchi a fenomeni ogni partita. Salvo, io non c'è niente né da salvare né da fare dramma, c'è solo da capire, analizzare la partita. E noi siamo abituati ogni partita a un dramma. Natale Giusti, Newsmania, poi se dopo ci sono i colleghi di Pescara siamo a disposizione. Microfono del signor Giusti. Natale, devi attivare il microfono. Sì, ci Ok, sono. Mi sento. adesso Buonasera, mister. Volevo chiederle, lei nella conferenza stampa pre-gara che è stata fatta appunto ieri, aveva detto che nelle ultime 10 partite di questo campionato, in questo mini torneo che si gioca in 40 giorni, sarebbe stato fondamentale, ecco, l'aspetto fisico con il rischio di infortuni che purtroppo è sempre dietro l'angolo per le gare ravvicinate. Volevo chiederle, se in questa ottica, sotto questo punto di vista, quali sono le risposte che il campo le ha dato oggi? ma innanzitutto trovo una cosa positiva, che nessuno si è fatto male, quindi già una cosa positiva. E dal punto di vista Non fisico, andare di questo pantalone, vero? Questa settimana. all'inizio stagione, noi veniamo da una situazione a la vittoria, perché ha giocato un punto. Io la vedo così. Sicuramente abbiamo fatto degli errori, sia individuali che di squadra. Ma l'errore più grande per me è stata la non cattiveria, perché nel calcio esiste l'errore individuale, non bisogna condannare un ragazzo che fa un errore individuale, bisogna solo cercare di aiutarlo, fargli capire che quello che ha fatto non bisogna farlo. Punto. Una giornata storta capita,
dobbiamo analizzare, guardare e andare avanti, perché venerdì ci sarà e poi ci sarà un torneo prima della partita. 10 partite dobbiamo cercare di fare più punti possibile, partita dopo partita, analizzare i giocatori, e oggi ci sono state tante, ma non dimenticare e assolutamente abbassare e l'intensità. Noi siamo una squadra, ha dimostrato che lottando, facendo la partita e cercando di alzare i ritmi durante la partita, possiamo fare bene con tutte le squadre. Se abbassiamo i ritmi vengono fuori i nostri limiti. Guarda Natali, siamo a posto, se c'è un collega di Pescara che vuole fare una casetta, mi fa magari un cenno così io riconosco di chi si tratta. Siamo a posto così, siamo a posto. Grazie. Ah, ok, c'è ancora Mario Vollano. Mario, l'ultima, così poi noi ripartiamo, vai. Sì, adesso bisogna non fare drammi, lo dice sempre Fabio Casetta, e quindi io so che è questo il suo pensiero. Adesso bisogna prepararsi per questa partita con Livorno, una partita delicata, una partita importante, anche alla luce un po' di questi risultati dell'avversario. È vero che bisogna pensare a se stessi, però bisogna iniziare a fare punti, perché in 10 partite il tempo per fermarsi, per recuperare, è davvero poco. Mario, è una partita da rientro, lo sappiamo che dobbiamo fare i punti, no, vogliamo fare i punti, ma dall'altra parte ci stanno anche gli avversari che pensano come noi, e bisogna fare punti. Noi ce la mettiamo tutto, noi lavoriamo per ottenere più punti possibile, cercare partita dopo di ottenere quei punti che poi alla fine possa portare all'obiettivo nostro. Noi non ci dimentichiamo, noi siamo partiti per lottare fino all'ultima giornata. Penso che siamo in una condizione tale in questo momento che noi dobbiamo continuare a lavorare al di là degli errori, al di là di tutto quello che uno può fare durante le partite. Non è stata una bella prestazione, ma sono il primo a essere arrabbiato, non sono sicuramente contento, ma allo stesso tempo devo analizzare, devo... Praticamente dice, sta una signora con che ha problemi con i pantaloni, forse da a te. Io devo analizzare e... Ma c'è una conferenza stampa. Che ne sapevi? E pensare alla... Grazie.